L'accettazione. Londra, 12 aprile 1674. Molto reverenda madre, non posso spiegare a vostra carità di quanta consolazione mi siano le sue lettere e quelle della cara sorella Maria Laura, che adesso ricevo ogni giorno. La prego di continuare così, perché mi è di grande consolazione. Madre mia carissima, io sono stata grandemente raffreddata, ma adesso sto quasi del tutto bene, essendomi passata la tosse che mi travagliava molto. Adesso ho tutto il raffreddore nella testa e nel naso, ma spero che presto se ne andrà completamente. Mia cara madre, io mi assicuro di fare la mia orazione ogni giorno, purché stia bene e non abbia qualche grande impedimento. Faccio quello che posso, se non posso fare mezz'ora, faccio un quarto d'ora. Madre cara, quando non vede mie lettere, dia la colpa solo al tempo e mai al fatto che io mi sia scordata di lei e delle mie care sorelle, poiché questo non accadrà mai, essendo impossibile che io mi dimentichi di chi tanto amo. Sapendo quanto grande sia la sua bontà verso di me, mia cara madre, le farei un torto chiedendole di pregare Dio per me, poiché credo che lei già lo faccia. Io le assicuro che lo faccio sempre. E lo farò sempre, sia per lei che per tutte le mie sorelle, le quali mi sembra di vedere tutte nella camera del costato del buon Gesù, dove io sempre le guardo e spero mi ricordino ancora nello stesso luogo, ma mi accontento di essere l'ultima di tutte loro. Madre mia, io le assicuro che il buon Gesù non mi dà più la tetta che mi dava nel cantone del mio camerino, ma mi dà il pane. Dio sia benedetto, io non merito altro, veramente. Dio faccia di me quello che vuole, che è il mio assoluto padrone. Oh madre mia, quanto sono grata al dolce Gesù, che per sua bontà mi ha fatto la grazia di potermi accomodare nella condizione nella quale mi ha messo. Mia cara madre, mi aiuti ancora a ringraziarlo di questa sua grande bontà. A lui solo ne sia lode. Madre mia, per favore, baci la mia mano alla mia cara mamma da parte mia, ma con grande affetto, come crede farei io. Di grazia, la tenga ben allegra e le faccia avere cura della sua salute. Mia cara madre, io non mi soffermerò più a lungo perché non ho tempo libero. La prego solo di abbracciare tutte quante le mie care sorelle, le quali mi ricordo una ad una e mi ricorderò sempre. E lei, mia cara, bacio di tutto cuore e abbraccio e le assicuro che sono tutta sua. In Dio nostro Signore, che desidero sia sempre l'unico eterno e sommo mio bene. Maria Beatrice d'Este.